Eccoci alla terza puntata della serie Back to Running in collaborazione con Oca Oneone. Nella scorsa puntata abbiamo visto come riprendere la corsa dopo aver fatto uno stop di circa 2 mesi. Oggi invece andiamo ad analizzare la seconda categoria, ovvero quegli atleti che hanno cercato di mantenersi in forma facendo prevalentemente esercizi a corpo libero oppure con attrezzi, ma che hanno sospeso completamente le attività tipicamente di endurance come corsa o ciclismo. Io sono Alex Baldaccini, fisioterapista e atleta della nazionale di corsa in montagna. In questa puntata dovremo fare delle ulteriori distinzioni per dare dei consigli veramente utili. Numero 1. Se hai svolto prevalentemente delle attività statiche, come ad esempio pilates, esercizi a corpo libero, ginnastica posturale, magari sfruttando i classici esercizi tipo squat, affondi, plank, addominali, eccetera, allora avrai perso molto probabilmente gran parte del tuo condizionamento cardiorespiratorio. Dovrai quindi andare a ricostruire la cosiddetta base aerobica nei primi 15 giorni di ripresa dell'attività. Dopodiché potrai inserire gradualmente attività a media ed alta intensità. Per fare questo ti rimando alla puntata precedente dove puoi trovare vari esempi su come farlo. Rispetto a chi è rimasto inattivo però, probabilmente avrai conservato una miglior forza muscolare o addirittura magari l'avrai anche migliorata rispetto a prima. Questo ti consentirà di concederti qualche sgarro in più nella ripresa, che comunque dovrà essere molto graduale, ma rispetto al video precedente potrà essere leggermente accelerata, ma comunque sempre rimanendo nell'ordine delle 7-9 settimane per tornare ad un'attività a pieno regime. Situazione numero 2. Se invece, oltre agli esercizi descritti precedentemente, hai anche inserito delle attività più dinamiche, come ad esempio esercizi di pliometria o comunque attività che prevedessero balzi, saltelli, atterraggi, eccetera, ti troverai in una situazione sicuramente migliore per poter riprendere l'attività di corsa. Anche qui probabilmente dovrai andare a recuperare le qualità dell'apparato cardiorespiratorio, ma sicuramente a livello di muscoli, tendini ed articolazioni ti troverai più pronto per tornare ad assorbire in sicurezza gli impatti che derivano dalla corsa. Ciò non toglie che la gradualità sarà di nuovo fondamentale, ma per tornare a pieno regime potrebbero bastare anche solo 6-8 settimane. Situazione numero 3. Se invece a tutto quanto descritto prima hai abbinato anche delle vere e proprie sedute di cardio o di allenamenti HIIT, ovvero ad alta intensità, magari svolte con varie tipologie di esercizi, allora sarai ancora un passo avanti. Le tempistiche di ripresa saranno comunque simili a quelle appena descritte, ma sicuramente il tuo livello atletico, la tua forma, tornerà molto più velocemente una volta che il corpo si sarà riadattato al gesto della corsa. Detto questo, vi ricordo che la ripresa dell'attività sarà molto influenzata anche dal livello atletico di ognuno e quindi dovrà essere strettamente personalizzata. Detto questo, però, vi do anche un consiglio che può essere sicuramente utile per tutti. Quando tornerete a correre, cercate di prediligere le superfici morbide, principalmente prato, sterrati o sentieri. E se proprio non potete fare a meno di correre su asfalto o cemento, cercate per quanto possibile di variare, ovvero anche per dei piccoli tratti, magari riuscire a correre sul ciglio della strada sterrato o andare comunque ad interrompere la continuità della corsa sull'asfalto con dei tratti diversi. Questo ridurrà e anche di molto gli impatti col terreno che dovranno assorbire poi le vostre articolazioni e di conseguenza ridurrà il rischio di farvi male. Per quanto riguarda le calzature, oggi vi presento Clifton 6, una scarpa di Oca nata per la strada, molto protettiva ma anche adatta a correre senza problemi a ritmi più elevati. Inoltre può essere tranquillamente utilizzata anche per percorrere dei tratti sterrati facili. Per il trail invece Speedgoat 4, una scarpa nata per le corse sulla lunga distanza, ma che consiglio vivamente anche chi vuole farsi semplicemente una corsa sui sentieri vicino a casa con il massimo comfort e la massima sicurezza. Anche oggi siamo al termine della puntata, nella prossima puntata andremo ad analizzare quegli atleti che si sono allenati prevalentemente su ciclette, rulli oppure spin bike e anche per loro andremo a cercare di capire quale sia la strada migliore per riprendere a correre in sicurezza. Io ti saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!